Alcoa, oggi lavoratori a Roma, vogliamo spostare la vertenza dal Mise a Palazzo Chigi, spiegano. Il capo del governo Matteo Renzi si occupi in prima persona del caso Alcoa. Servitù militari, il presidente Pigliaru ieri in commissione difesa della Camera. Eccessiva concentrazione di servitù militari in Sardegna. Occorre un adeguato monitoraggio ambientale. Cronaca, un nuovo arresto per droga nel Sulcis. I carabinieri di Nugis scoprono una piccola piantagione di canapa indiana nel balcone di un 39enne del posto, finito in manette. Porto Scuso, conclusi ieri i festeggiamenti in onore di Santa Maria d'Itria. Una folla di fedeli e devoti ha seguito la processione a mare del simulacro. Il paese in festa ha visto una massiccia partecipazione di turisti e cittadini. Ben ritrovati su Canale 40, la vertenza Alcoa in apertura, lo avete sentito dai nostri titoli. I lavoratori si trovano a Roma davanti al Ministero per lo Sviluppo Economico per chiedere una volta per tutte certezze sul proprio futuro lavorativo e sulle sorti della fabbrica. Vi proponiamo alcune immagini girate questa mattina proprio all'arrivo sotto il Mise e anche una breve intervista rilasciata da Manolo Mureddu. I lavoratori, li abbiamo sentiti questa mattina, ci hanno spiegato che chiederanno che insomma il tavolo di trattativa venga spostato dal Mise a Palazzo Chigi in maniera tale che possa occuparsi della vertenza Alcoa Matteo Renzi in persona. Vediamo il servizio. Ci si aspetta che la politica nazionale, il governo in particolar modo, si assuma le proprie responsabilità rispetto alle problematiche inerenti allo stabilimento e quindi il riavvio della produzione di alluminio nel Sulcis Iglesiente. Ci si aspetta quindi una forte presa di posizione. Questo stabilimento sappiamo benissimo che per il nostro territorio rappresenta un valore aggiunto importantissimo a livello di occupazione, ma anche a livello economico e di indotto per tutte quelle aziende che direttamente e indirettamente sopravvivevano grazie a questo tipo di produzione. Quindi si svolgerà questa manifestazione di fronte al Ministero dello Sviluppo Economico, che è già iniziata, e una delegazione di lavoratori andrà dai rappresentanti politici nazionali per chiedere appunto una sensibilizzazione nei confronti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e un intervento diretto. Non si può più perdere tempo, non si può più lasciare la vertenza in mano a personaggi come il sottosegretario allo sviluppo economico De Vincenti, che finora hanno fallito, hanno dimostrato di non avere la giusta attenzione per le problematiche del nostro stabilimento e del nostro territorio. Quindi una manifestazione a oltranza portata avanti da 50 lavoratori dello stabilimento, che continuerà finché non arriveranno delle risposte nette, chiare e inequivocabili sul futuro della filiera dell'alluminio. Da qui non ce ne andiamo, da qui non ce ne andiamo, da qui non ce ne andiamo, da qui non ce ne andiamo. Il presidente della regione Francesco Pigliaru è stato ascoltato ieri a Roma in commissione difesa della Camera, dove ha portato le istanze dell'isola circa la massiccia concentrazione di servitù militari. Occorre, ha sottolineato Pigliaru, un adeguato monitoraggio ambientale nei poligoni. Il servizio. Dura presa di posizione del presidente della giunta regionale Francesco Pigliaru sul tema delle servitù militari in Sardegna. È necessario un riequilibrio. Il 65% delle servitù militari nazionali infatti grava sulla Sardegna, ha sottolineato il presidente ieri a Montecitorio in apertura dell'audizione in quarta commissione difesa presieduta da Elio Vito. Il governatore della Sardegna ha ricordato i numeri di queste servitù: 30.000 ettari, di cui 13.000 con limitazioni totali, impegnati dal demanio militare, a cui si devono aggiungere gli spazi aerei e circa 80 km di costa, con i due poligoni più vasti d'Europa, Salto di Quirra e Teulada. Abbiamo una concentrazione scandalosamente alta e poco sostenibile, che rende la Sardegna l'azionista di maggioranza della partita delle servitù militari, aggiunto Pigliaru. Ora vogliamo essere azionisti di maggioranza anche dalla parte dei benefici. Il presidente della regione, che è stato ascoltato per circa un'ora in vista della conferenza sulle servitù militari, che si terrà il 18 giugno, ha evidenziato come la tutela ambientale sia una priorità.
Per Pigliaru è indispensabile uno studio indipendente sui costi complessivi che le servitù militari esistenti in Sardegna comportano in termini di mancato sviluppo. In regime di spending review, la difesa, come cerca di ridurre altre spese, deve essere in grado di ridurre i costi delle servitù militari. Il presidente della regione ha poi ricordato che le compensazioni sono ancora le stesse fissate tra il 1990 e il 94, l'equivalente di 14 milioni di euro. C'è stato un depauperamento che non ha alcuna giustificazione, ha sottolineato Pigliaru, ricordando che per il periodo 2010-2014 non è stato ancora definito né erogato nulla. Le somme devono arrivare ai comuni su base annua in anticipo, in modo da essere iscritte a bilancio e non devono essere incluse nel patto di stabilità. Il presidente della Giunta ha poi concluso sottolineando che il punto di partenza per una leale collaborazione con lo Stato è la riduzione dell'impatto delle servitù militari. È proprio in merito all'intervento del presidente Pigliaru, ieri alla Camera è arrivata nella nostra redazione poche ore fa una notizia diffusa dal deputato di Unidos Mauro Pili che spiega: il poligono di Teulada è sotto sequestro preventivo della magistratura per il reato di inquinamento ambientale. La notizia trapela nel corso dell'audizione del capo di Stato Maggiore della Difesa di ieri sera, appunto alla Camera dei Deputati, notizia ufficiale allegata agli atti della Commissione Difesa con atto formale depositato dal comando dello Stato Maggiore della Difesa. Si tratta di una notizia tenuta sotto copertura, ha sottolineato Pili, è emersa solo in queste ultime ore, sconfessando di fatto tutte le affermazioni di sicurezza e di rispetto ambientale delle servitù militari. Ora bisogna procedere per il reato di distruzione ambientale e archeologico in un sito protetto, ha concluso il deputato di Unidos. I consiglieri regionali dell'UDC Sardegna, Gigi Rubiu e Giorgio Oppi, hanno presentato una mozione al presidente della regione Pigliaru e all'assessore regionale all'ambiente Donatella Spano affinché si attivino con il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti per l'istituzione dell'area marina protetta del Sulcis. I due consiglieri regionali eletti nel Sulcis Iglesiente fanno riferimento ad alcune notizie che riferirebbero dell'istituzione di 4 nuove aree marine in Italia, una di esse appunto in Sardegna a Capotesta. È partendo da questo punto che Gigi Rubiu e Oppi vedrebbero l'istituzione dell'area marina protetta del Sulcis come occasione di sviluppo connessa alla tutela e valorizzazione del territorio, anche considerate le realtà produttive legate alla pesca del tonno. E passiamo adesso alla cronaca. Ieri sera i carabinieri della stazione di Nugis hanno tratto in arresto in flagranza di reato un operaio 39enne del posto intento nella coltivazione di sostanze stupefacenti. Il servizio. Ieri sera i carabinieri della stazione di Nugis hanno tratto in arresto in flagranza di reato Silvan Macis, operaio 39enne del posto, intento nella coltivazione di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 piante di canapa indiana di varia altezza, coltivate all'interno di vasi e occultate poi dietro il muro di cinta del proprio balcone. Piante che, nonostante le accortezze messe in essere da Macis, erano visibili dalla strada e che non sono sfuggite nei giorni scorsi alla vista di una pattuglia dei carabinieri. Nel corso dell'attività, inoltre, all'interno della camera da letto è stato rinvenuto un recipiente in plastica contenente 4 grammi di canapa indiana già essiccata e pronta alla vendita. Visto che l'uomo aveva già un precedente specifico, è stato tratto in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo che si è tenuto ieri mattina, ha trascorso la notte a casa agli arresti domiciliari. L'arresto è stato poi convalidato e il legale di Macis ha chiesto i termini a difesa. Si sono conclusi ieri a Porto Scuso i festeggiamenti in onore di Santa Maria d'Itria, patrona del paese. Tutta la giornata è stata caratterizzata dalla celebrazione delle sante messe e dalla processione per le vie principali della cittadina. La sera, intorno alle 18, invece, il programma dei festeggiamenti è proseguito con la tradizionale e suggestiva processione a mare. Il simulacro della Santa, accompagnato dal peschereccio Nuovo Gemini IV, è partito dal porto principale, scortato dalle autorità marittime, istituzionali e militari, per arrivare sino
allo specchio d'acqua antistante la Torre Spagnola per avviarsi fino al porticciolo turistico, dove ad attendere la Santa c'era un consistente numero di persone tra cittadini, turisti e devoti. I festeggiamenti sono proseguiti poi nella serata all'insegna della musica, accompagnati dal tradizionale spettacolo pirotecnico. Coltiviamo la biodiversità è il titolo dell'incontro sulla coltivazione di antiche specie di cereali e il recupero dei suoli, in programma per questo pomeriggio alle 17 presso il Centro di Aggregazione Sociale di Masainas. Interverranno il coordinatore della rete semi rurali e l'agronomo Andrea Aru. È prevista inoltre la visita nell'azienda biodinamica di Masainas e nella cooperativa Agrifoglio di San Giovanni Suergio. L'assessorato alle politiche sociali del comune di Carboni informa che sono aperte le iscrizioni per il servizio della colonia marina diurna rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. La colonia sarà articolata in due turni di 2 settimane ciascuno, il primo turno dal 23 luglio al 5 agosto, mentre il secondo turno dal 6 agosto al 20 agosto. Per le iscrizioni è necessario presentare le domande presso gli uffici amministrativi dei servizi sociali in via 18 dicembre, ex sede del Tribunale di Carbonia, entro il 15 luglio, compilando i moduli appositamente predisposti che possono essere scaricati anche dal sito internet del Comune www.comune.carbonia.ci.it nella sezione Servizi Comunali. E proseguono anche a giugno gli incontri presso il Museo Etnografico Sadomo Antiga di Sant'Adi all'insegna delle tematiche legate all'universo femminile organizzati dalla cooperativa Semata in collaborazione con il Comune di Sant'Adi. Il 13 giugno si parlerà di affido e genitorialità diffusa nel presente e nel passato con la partecipazione delle operatrici del servizio affidi distrettuali Fille Anima e della psicologa Francesca Fara, che presenterà un quadro storico sull'affido e sull'adozione nella tradizione della Sardegna. Il 21 giugno invece sarà la volta di una nuova conversazione letteraria con un'autrice donna, ovvero Loriana Pizzalis, che parlerà con la scrittrice Alessandra Murgia in un colloquio sulla scrittura al femminile. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Vi ricordo che a seguire ci saranno, come di consueto, le previsioni meteo e poi al termine delle due edizioni del telegiornale andrà invece in onda uno speciale interamente dedicato all'ottava edizione della fiera Il Sulcis Iglesiente Espone a cura di Manolo Mureddu. Vi ringrazio per averci seguito, alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. La giornata di giovedì nel Sulcis sarà caratterizzata da piovaschi e schiarite. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità di 10 km orari, possibili raffiche fino a 16 km orari. Temperature minime comprese tra i 18 e i 22 gradi e massime comprese tra i 28 e i 35 gradi.